Io ho accettato l'invito a redigere la prefazione al testo di Irene, sostanzialmente perché, avendo letto il libro, condividevo il tema e l'impostazione. Oltretutto mi ero occupato anch'io del tema del precariato in un mio precedente volume che si chiama Storia e coscienza del precariato, e dunque mi è sembrata cosa giusta e buona scrivere una prefazione a un testo che meritava di essere letto e di essere commentato. Il precariato è tante cose insieme. Intanto è la condizione normale del nuovo capitalismo flessibile, che non è più il vecchio capitalismo fordista di fabbrica, monotono, modalità Charlie Chaplin di tempi moderni. Ricorderete bene quelle scene monotone, sempre uguali. Il nuovo capitalismo flessibile è un capitalismo just in time, come viene chiamato. È un capitalismo che di fatto si basa su una produzione flessibile, su un modello toyotista, su una sorta di flessibilizzazione integrale del mondo del lavoro, che poi va a incidere, va a impattare sull'intero mondo della vita, naturalmente, perché il lavoratore precario, ridotto esso stesso al rango di merce just in time. Su questo tema Luciano Gallino scrisse un bel libro, Il lavoro non è una merce, e invece oggi viene considerato come tale, il sottotitolo che si potrebbe aggiungere. Bene, chiaramente il lavoratore precarizzato sarà quello che non potrà stabilizzarsi nell'intero mondo della vita, e quindi abbiamo una sorta di precarizzazione del lavoro che si accompagna e procede di conserva con la precarizzazione del mondo della vita. Se sei precario fino a 60 anni, non potrai farti una famiglia fino a 60 anni, sarai perennemente in movimento, sarai mobile, sempre pronto a spostarti secondo le esigenze della valorizzazione del valore. Ecco perché il nuovo soggetto all'interno del global capitalismo è un soggetto errante, mobile, privo di radicamento, sia il radicamento nella cultura, nel territorio, nella comunità, nella famiglia. È un soggetto in movimento, è un soggetto che deve essere sempre pronto, anche psicologicamente, a spezzare ogni legame e a ricostituirsi pro tempore nuove forme di esistenza. È evidente che un soggetto di questo tipo dovrà essere un soggetto individualizzato, privo di un radicamento territoriale, possibilmente privo anche di una casa fissa e di una famiglia, perché è evidente che se voi siete radicati a Udine con una vostra casa e una vostra famiglia, sarete meno mobili nell'ambito del mercato del lavoro flessibile. Quindi se vi chiameranno a lavorare domani a Berlino o a Palermo, avrete qualche difficoltà in più nel muovervi. Invece l'educazione alla precarizzazione è parte integrante del tableau de bord delle classi dominanti. Il programma dell'Erasmus, ad esempio, per come lo intendo io, che non ha nulla a che vedere con il sacrosanto viaggio di studio e di cultura, come faceva Montaigne, poi Goethe, come parte integrante della nostra civiltà europea, l'Erasmus sostanzialmente è una sorta di leva militare obbligatoria o quasi obbligatoria che educa i giovani allo sradicamento e all'impossibilità di avere un posto fisso non solo lavorativamente ma anche a livello abitativo. È una sorta di rieducazione all'erranza cosmopolitica. Da questo punto di vista la precarizzazione del lavoro procede insieme con la precarizzazione della vita. E poi c'è un altro punto che emergeva anche da quello che stava dicendo poc'anzi Irene, cioè il fatto che il precariato è anche un metodo di governo, è anche un'arte governamentale, è un'arte di soggettivazione che produce soggetti meglio comandabili, meglio disponibili, meglio amministrabili, perché il soggetto precario è quello che è in una posizione subalterna integrale. Diventi resiliente, non diventi... come vogliono loro però. Tra l'altro la parola precario deriva dal latino prex, la preghiera. Il precario in una situazione subalterna è orante, deve in qualche modo pregare a ciò che il suo contratto venga rinnovato e a ciò che il suo posto sia confermato, e quindi è totalmente alle dipendenze del potere, totalmente alle dipendenze dell'ordine egemonico.